nella storia del pensiero politico, dove ovviamente al termine politico dobbiamo dare un'accezione ampia, sia in senso politico in senso lato, una prima idea di identità europea va ricercata nella contrapposizione fra Europa e qualcosa che Europa invece non era ancora. Contrapposizione che possiamo già riscontrare ad esempio nella cultura greca, nella cultura della Grecia antica. Noi sappiamo che nella Grecia antica conoscevano già il termine Europa per il mito Europa figlia del re di Tiro a Genova, che era stata rapita da Zeus, portata a Creta e poi si erano congiunti più volte, erano nati dei figli fra cui Minosse, che era di Creta, ma lasciamo perdere la mitologia. Ecco, che cos'era l'Europa nell'antica Grecia? Per Europa nell'antica Grecia si intendevano i territori che erano posti a nord del Mediterraneo. Pensate, il Mediterraneo, tutto ciò che era a nord del Mediterraneo era Europa, tutto ciò che era a sud del Mediterraneo non era Europa, era Asia. Ecco, nel periodo compreso fra l'età delle guerre persiane e l'età di Alessandro Magno, si venne a formare appunto un sentimento diffuso di identità europea, identità concepita come una particolare società politica da opporre appunto all'Asia, una società che comprendeva principalmente determinate istituzioni politiche, ma che comprendeva ovviamente usi e costumi che erano direttamente riferibili alla società, alla politica, alla cultura nel senso ampio del termine. Allora, di qua, da una parte c'era la Grecia, l'Italia e comunque quei territori che avevano avuto rapporti, che avevano rapporti con il mondo ellenico, e in questi territori europei vi era la libertà. Di là, nel mondo straniero, oltre il Mediterraneo, nel mondo asiatico, vi era invece il dispotismo. Da una parte vi erano istituzioni politiche che si rifacevano a istanze di libertà, di partecipazione politica e così via, dall'altra parte invece vi era solo, da un punto di vista politico, ma politica poi creare anche gli usi e costumi e così via, vi era solo, vi era invece il dispotismo. Libertà cosa significava per il mondo greco? Libertà, come ci ha insegnato Constant e come chi ha frequentato i miei corsi l'avrà capito, vi faccio una testa così su quel saggio di Constant. E cosa significava libertà nel mondo greco, nel mondo antico? Libertà significava principalmente partecipazione di tutti alla vita politica, alla vita politica della polis. E allora gli abitanti erano cittadini, non erano sudditi nella Grecia antica. Si viveva secondo leggi e non sotto l'arbitrio di un despota. Laddove invece in Asia, tema che poi come vedremo sarà ripreso da Montesquieu a metà Settecento, si viveva non sotto la protezione di leggi, ma sotto la schiavitù di un padrone. Ecco, è chiara allora la distinzione che è proposta dalla cultura ellenica, dalla cultura greca. In Europa gli uomini erano cittadini perché liberi, e liberi perché appunto cittadini, ossia partecipavano alla conduzione della polis. In Asia gli uomini erano solamente dei servi del loro despota. Facciamo qualche esempio, tratta appunto da opere riconducibili alla cultura della Grecia antica, opere anche non propriamente politiche. Facciamo esempio a una famosa tragedia, tragedia di Eschilo, la tragedia dei persiani. Ecco, durante questa tragedia Eschilo presentava i persiani non tanto come un popolo barbaro, quanto però come un popolo sottomesso ad un unico despota. Quindi un popolo non libero, senza alcuna volontà politiche che erano invece presenti nel mondo greco. Sempre emblematica di questa idea, di questo concetto rappresentato da Eschilo nei persiani, è il sogno che appunto all'interno della tragedia fa Atossa. Atossa era la madre di Serse ed era la vedova appunto di Dario. In questo sogno di Atossa ci sono due sorelle che sono state divise
dai casi della vita, dalle sorti della vita. L'una di queste due sorelle vive in Persia, l'altra vive in Grecia. Ecco, queste due sorelle iniziano a litigare. L'una, più che altro, ha vissuto e cresciuta in Persia, l'altra è cresciuta e ha vissuto in Grecia, adesso si trovano riunite in Persia. Ecco, nel sogno, Xerxes, appunto, per calmarle, le mette sotto un medesimo giogo, attaccandole ad uno stesso carro. Ben diverso è il comportamento delle due sorelle, descritto da Esdra. Ben diversa è la reazione. La persiana, infatti, per riprendere le parole di Eschilo, stava ritta come una torre, fiera di quei finimenti, e prestava docile la bocca alle briglie. Era quasi insuperbita dal suo stato di sudditanza, di arrendevole sudditanza. Diverso era invece il comportamento dell'altra sorella, quella greca, quella che era cresciuta in Grecia. La dorica, sempre per citare Eschilo, recalcitrava con le mani, le bardature del carro fa pezzi, a forza si strappa, è senza morso e spezza il giogo a metà, dimostrando quindi di tenerci fieramente alla sua libertà. Qualche altro esempio. Nella politica, Aristotele sottolineava ancora una volta, tornava a sottolineare la differenza fra mondo europeo, ossia mondo greco, e mondo non europeo, ossia mondo asiatico. Sottolineava questa differenza insistendo sui fattori costituzionali, sui fattori istituzionali. Parlando infatti del reggimento monarchico, Aristotele ricordava come quello asiatico fosse fondamentalmente tirannico, fosse retto da un despota. Anche se le monarchie asiatiche potevano essere monarchie, anzi non potevano, erano monarchie legittime ed ereditarie, in queste monarchie però vi era un popolo a cui non sta a cuore il bene della libertà e quindi non si ribellava a questa forma di dispotismo. Ho qualche da leggere per queste citazioni. Dice ad esempio Aristotele, appunto, nella politica: i barbari, essendo per natura più servili dei greci, e i popoli asiatici sono più servili di quelli europei, ribadisce Aristotele, sopportano senza difficoltà un potere dispotico esercitato su di loro. Per queste ragioni questi regni sono tirannici, sebbene siano sicuri, in quanto sono fondati sulla legge e sulla trasmissione. Sono regni tirannici dove il popolo sopporta senza difficoltà un potere dispotico, proprio come la sorella dei persiani di Eschilo, quella che era nata e cresciuta in Persia, che sopportava di stare, anzi era fiera di stare sotto un giogo, era fiera di essere agganciata ad un carro. Ecco, questa contrapposizione rimane sostanzialmente invariata anche in età romana, anche se ovviamente il progressivo espandersi dell'impero romano aveva allargato i confini della civiltà romana e quindi in questo senso i confini della civiltà europea, cosicché in epoca romana, soprattutto sotto l'impero romano, nell'epoca dei Cesari, il contrasto non era più fra europeo, o meglio greco, come era durante il periodo ellenico, e non europeo, o meglio asiatico. Il contrasto era semmai fra romano e barbaro. E se è vero che anche nei momenti di maggiore espansione dell'impero Roma non riuscì comunque mai a dominare tutti i popoli e tutti i paesi che consideriamo dal punto di vista geografico come parte integrante dell'odierna Europa, dell'Europa contemporanea, vi era comunque, appunto, anche durante l'epoca romana una consapevolezza di appartenenza ad una civiltà che potremmo definire tra virgolette europea. A Roma non si usa il termine europeo, usiamolo noi per comodità.
Ecco, vi era, come dire, un peculiare carattere europeistico di Roma e dei territori sottomessi da Roma. Vi era, come dire, una orgogliosa consapevolezza del ruolo imprescindibile che Roma aveva avuto nella civilizzazione, soprattutto da un punto di vista politico, dei territori conquistati. Anche qui un esempio, riferiamoci alla De Repubblica di Cicerone. Nel De Repubblica Cicerone nota appunto come gli ordinamenti civili e politici, con tutto ciò che ricade a cascata sulla società, ecco, questi ordinamenti civili e politici romani fossero inconfondibili, fossero precipui di una determinata parte del mondo, ossia di Roma e dei territori da lei conquistati, e non potessero appartenere invece ad altre realtà, ad altri stati, ad altre istituzioni. Ovviamente questo Cicerone lo dice con la consapevolezza che questi ordinamenti politici, civili, sociali romani erano infinitamente migliori degli altri tipi di ordinamenti. A proposito delle istituzioni politiche romane, infatti Cicerone scriveva: ciò che è caratteristico nel nostro Stato e di cui nulla potrebbe esservi di più insigne, quindi esalta le istituzioni dello Stato romano, esalta gli ordinamenti dello Stato romano. E poi sotto dice che nulla di simile, ovviamente, a questi ordinamenti si potrebbe ritrovare in alcun altro Stato, se appartengono a Roma e ai suoi territori, questa positività di determinate istituzioni. E poi vi era anche un tema ancora sul dispotismo, sulla tirannia che aveva caratterizzato l'Asia, che peraltro abbiamo già trovato in Aristotele o in Eschilo. Perché a un certo punto del De Repubblica Cicerone dice: se quel ciclo persiano fu re saggissimo e giustissimo, tuttavia la situazione del popolo persiano non mi sembra che sia stata grandemente desiderabile, dal momento che uno solo lo reggeva secondo il proprio cielo. Insomma, sarà stato anche un re saggio Ciro, sarà stato anche un re giusto, tuttavia io non avrei voluto vivere in quell'epoca lì, perché non c'era alcuna partecipazione, non c'era alcuna libertà intesa come partecipazione alla vita politica, non era per nulla desiderabile vivere sotto quel sovrano, in quelle determinate istituzioni, dal momento che appunto uno solo lo reggeva secondo il proprio cielo. Ecco, secondo questa falsa riga della dialettica, secondo questa falsa riga, sì, della dialettica, della contrapposizione, dell'alterità che c'è fra mondo civile greco-romano e mondo barbaro, ossia ciò che non è greco e romano, si evolve successivamente, anche nei secoli successivi, l'idea di appartenere ad una civiltà che ha caratteristiche proprie tali da differenziarle dalle altre civiltà. Civiltà che risiede geograficamente, da un punto di vista geografico, in quella zona che ora possiamo definire con più precisione, ripeto, da un punto di vista geografico, come Europa. Ecco, nel Medioevo più che il termine Europa si usa il termine Res Publica Cristiana, per cui la differenza ora è fra cristiano e gentile, o fra cristiano e pagano, successivamente fra cristiano e musulmano. Quindi ancora una volta c'è un mondo civile, questa volta quello cristiano, opposto a un mondo barbaro, definito mondo gentile, mondo pagano e così via. Ecco, pertanto, in questo periodo, leggendo i testi di questo periodo, quando ci si riferisce ad un'idea di una comunità di popoli che hanno per lo più sentimenti
e usanze concordi, appunto nel pensiero politico medievale ci si imbatte nel termine Christianitas. Non troviamo tanto il termine Europa, troviamo più il termine di Repubblica Cristiana, di Christianitas. Si parla non tanto di europei quanto di cristiani. Ecco, alla base di questa struttura collettiva vi è ovviamente l'Ecclesia, vi è la Chiesa che si basa sul potere temporale dell'imperatore e sull'impero spirituale, sul comando spirituale del Papa. Ecco, la dimensione, come dire, temporale, geografica di questa Ecclesia non avrebbe dovuto avere limiti geografici. La cristianità avrebbe dovuto parlare a tutto il mondo, a tutti gli abitanti di questa terra. Tutti gli uomini avrebbero dovuto essere allo stesso modo figli di un unico Dio. Ma ciò ovviamente non era nei fatti. E quindi concretamente vi è ancora una contrapposizione fra Occidente cattolico e Oriente pagano, che poi diventerà Occidente cattolico e Oriente eretico, che poi diventerà Occidente cristiano cattolico e Oriente musulmano, seguendo diverse dinamiche della storia. Ad esempio, e questo anche all'interno della stessa Europa, ad esempio nel celebre trattato De Monarchia, siamo agli inizi del XIV secolo, siamo nel 1312-1313, la relazione più o meno quella, nel trattato De Monarchia, secondo Dante, vi era una consistente parte del nostro continente che non riconosceva l'autorità della Chiesa Cattolica. Per questo motivo Dante collocava questa parte dell'Europa accanto alle civiltà africane e asiatiche. Man mano che scorrono decenni, secoli, così, l'Oriente europeo si viene così a distaccare, ad allontanare dal resto della comunità continentale. Distacco che ovviamente sarà reso ancora più drammatico dopo la conquista della Grecia e dei Balcani da parte dei turchi. L'Occidente, l'ormai sedimentato insieme delle comunità dei popoli romano-germanici, definiamoli così, ovviamente inserendo anche i franchi per comodità, romano-germanici nel senso ampio del termine, ovviamente anche viene ovviamente anche compresa la Spagna, che peraltro è stata appunto conquistata dai popoli germanici. Ecco, l'Occidente, inteso come sedimentato insieme delle comunità dei popoli romano-germanici, veniva sempre più a coincidere con un'Europa da caratteristiche politiche, sociali e religiose sempre più definite. Al contrario, i greci, che erano stati gli iniziatori dell'idea di Europa, appunto come centro di una civiltà considerata, senza dare giudizi di valore, considerata politicamente superiore, senza dare non giudizio di valore, i greci danno giudizio di valore, come si dà giudizio di valore? Se appunto iniziatori di questa idea di Europa come centro di una civiltà politicamente superiore, scomparivano, erano ormai scomparsi appunto da questo orizzonte europeistico. I greci ormai gravitavano decisamente nel mondo turco, quindi nel mondo musulmano, quindi nel mondo barbaro, nel mondo che si opponeva alla Christianitas, al concetto di Christianitas. Allora, all'interno dello stesso spazio geografico europeo, se parliamo di spazio geografico europeo come lo conosciamo noi, dalla Spagna fino alla Russia,
si delineavano due mondi, si erano venuti a delineare due mondi nettamente, profondamente distinti. Durante il Medioevo, infatti, l'Oriente europeo va sempre più estraniandosi dal resto del continente. E per i pensatori politici, per i trattatisti politici, ovviamente di parte cristiana, quindi di parte occidentale, questo mondo poteva diventare un possibile focolaio di rovina per la Christianitas, un punto di partenza per ulteriori attacchi contro l'Europa centro-occidentale. In quel momento allora essere europei significa essere cristiani, vuole dire essere cristiani. Significa difendere la propria religione e quindi significa anche difendere il proprio mondo, la propria società, le proprie istituzioni politiche contro appunto le scorrerie di coloro che da barbari sono diventati infedeli. Sono scomparsi, come dire, dall'orizzonte europeistico i loro fondatori, ossia i greci, però sono entrate a far parte nuove popolazioni, altre popolazioni, che costituiscono appunto un vero e proprio baluardo contro la temuta invasione ottomana. Queste nuove popolazioni che entrano a far parte della famiglia europea sono le popolazioni ungare, sono le popolazioni transilvane, sono le popolazioni polacche e così via. Ecco che il concetto di Europa si viene a delineare sia da un punto di vista religioso, politico, delle istituzioni, degli usi e costumi e così via, ma in questo momento si viene anche a delineare da un punto di vista, si viene a delineare perfettamente da un punto di vista fisico. Europea non era ancora la Russia, europea non era più la Grecia, europee erano invece diventate a pieno titolo la Germania, la Polonia, l'Ungheria, perché erano state, come dire, bonificate da ogni retaggio, da ogni traccia, da ogni lascito anticristiano. Ecco, con l'umanesimo in auge, siamo quindi a metà del 400, siamo quindi a metà del XV secolo, un famoso intellettuale, un noto intellettuale che poi è diventato papa, ossia Enea Silvio Piccolomini, più noto col nome di Pio II, o Pio II più noto con il nome di Enea Silvio Piccolomini, poteva quindi parlare in senso positivo di valori culturali europei, che si fondavano sì sulla comune fede cristiana, ma in maniera più ampia si fondavano anche sulla tradizione classica, quella che proveniva dalla Grecia antica e da Roma, sull'eredità appunto greco-romana. Ecco, anticipando un discorso che poi vedremo, anticipando appunto un discorso che poi vedremo esplicitato anche da un illuminista, da un famoso illuminista come Voltaire, Piccolomini individuava così l'Europa soprattutto in una repubblica di uomini dotti, in un consesso culturale di uomini che avevano avuto una comune tradizione che era quella greco-romana e che quindi in qualche modo la pensavano allo stesso modo su determinati argomenti che potevano avere, come dire, diversi, di più svariato genere, argomenti religiosi ma anche filosofici, culturali, politici e così via. Ecco, questi uomini dotti appunto erano unificati da simili affinità, che erano, ripeto, affinità culturali, affinità spirituali, affinità morali, così come erano simili gli usi e costumi che caratterizzavano la civiltà in questa Europa cristiana.
E questi uomini si impegnavano, appunto, questi uomini dotti, questi uomini colti, questa repubblica di uomini colti, si impegnava appunto ad apportare presso la collettività, come dire, luci di civiltà contro il pericolo di un ritorno alle barbarie. Ecco, l'Europa, quale emerge appunto dalle meditazioni di Piccolomini, ma anche da meditazioni di altri, di altri scrittori, pensatori, filosofi, umanisti, ecco, l'Europa che ha, come dire, che ha proprio dei concetti informanti di comune coscienza, di comune identità europea, era pertanto, come dire, un'Europa colta, un'Europa superiore da un punto di vista morale e civile, in cui vi era un senso di comunità, un senso di unione spirituale che era altra rispetto al resto del mondo. L'Europa era la culla della cultura, l'Europa era la culla del progresso, in senso ampio del termine. E l'Europa era tale, ossia culla della cultura, culla del progresso, superiore, era tale perché era cristiana. Quindi la religione, secondo Enea Silvio Piccolomini, Enea Silvio Piccolomini, la religione allora rimaneva ancora la primogenita fra le cause di questa alterità, di questa superiorità. La cultura si era, per così dire, la cultura che appunto caratterizzava in positivo la civiltà europea, si era quindi, secondo Piccolomini, si era in qualche modo innestata sulla fede cristiana. Fede cristiana che, ripeto, rimaneva il traino caratterizzante dell'Europa di allora. Ecco, vediamo cosa scrive Enea Silvio Piccolomini nel 1461 a Maometto II, gli invia una lettera aperta, come si suol dire. In quel punto esalta la superiorità europea rispetto al mondo islamico, la cultura europea rispetto alla cultura islamica. Ci fu un tempo in Alessandria una grande e florida scuola filosofica. Rifulsero anche per la Siria e l'Asia molti uomini dottissimi, i cui nomi pervennero fino a noi. Ma questo un tempo, gli ha detto, ci fu un tempo in Alessandria questa grande scuola. Ma, sopravvenuto l'islamismo, pochissimi si ricordano che, studiando i misteri della natura, siano divenuti eccellenti, perché il tuo profeta o la tua legge, il cui fondamento è il piacere e la cui difesa è la spada, non dà la sapienza ai parvoli. Speriamo che non ci sia nessuno dei bisis che mi sente, se no però questo è Enea Piccolomini, insomma. Comunque, al di là delle battute, ci mancherebbe, ma sopravvenuto l'islamismo, pochissimi, cioè non ricordiamo che avete avuto uomini di cultura eccellenti, perché il tuo profeta, la tua legge, il cui fondamento è il piacere e la cui difesa è la spada, non dà la sapienza ai barboli, non insegna nulla ai fanciulli. Presso di noi, presso l'Europa cristiana, invece continuavano gli studi delle arti liberali, si legge pubblicamente la filosofia, si ascolta nelle scuole teologia, nessuna disciplina è tralasciata. In molte città d'Italia si trovano splendidi ginnasi letterari, né oltralpe in Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra, non mancano neanche in altre parti, non solo in Italia, ma anche in Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra, non mancano collegi di uomini eccellenti che diano la sapienza ai parvoli. Conclusione di questa frase: grande è infatti nei cristiani l'impegno che gli indotti diventino dotti, e quindi noi siamo superiori perché lo siamo da un punto di vista culturale. Ecco, tale superiorità
superiorità culturale, secondo Piccolomeni, si riverberava immediatamente in una maggiore potenza, nel senso ampio del termine, quindi anche in una maggiore potenza delle armi. Infatti continua nella lettera a Maometto II: noi non ti crediamo così ignaro delle cose nostre da ignorare la potenza delle genti cristiane, quanto sia vigorosa la Spagna, bellicosa la Francia, popolosa la Germania, forte la Britannia, audace la Polonia, strenua l'Ungheria, ricca e animosa ed esperta nella scienza militare l'Italia. Quindi l'Europa, e abbiamo visto quali sono: Spagna, Francia, Germania, Britannia, sono Inghilterra, ma Polonia, Ungheria e l'Italia sono anche più forti militarmente perché possiedono una maggiore scienza, una maggiore cultura. Ecco, saltiamo un secolo, siamo sempre in epoca umanista, umanista, siamo nel XVI secolo, nel Cinquecento, è uno dei più grandi intellettuali dell'epoca, ossia Erasmo da Rotterdam, nel 1517, pubblicando il Per la Pacis, si preoccupava di ribadire come il legame più forte che teneva insieme la società europea continuava ad essere la religione cristiana. Secondo Erasmo, appunto, l'Europa continuava a costituire il legame di un mondo comune, di un popolo comune, possiamo definirlo così, che dal cristianesimo non solo aveva tratto e continuava a trarre, ovviamente traeva, come dire, un alimento morale, un alimento spirituale, traeva dal cristianesimo, questa comunità europea, questa cittadinanza europea, traeva dal cristianesimo anche i principi essenziali della sua stessa esistenza. Ecco, in tale comunanza, secondo Erasmo, risiedeva ancora una volta la differenza fra l'Europa e le altre genti del mondo, fra cristianità e le altre fedi e religioni. In Europa, quindi, grazie alla cristianità, grazie al fatto che si apparteneva ad una medesima comunità religiosa, comunità spirituale, vi era un comune modo di intendere i rapporti civili, i rapporti sociali e così via. Era un modo, appunto, segnato dal cristianesimo, contrassegnato dal cristianesimo, ma che non si esauriva, secondo Erasmo, nel mero fatto spirituale, nel mero fatto religioso, ma includeva ogni aspetto della vita. Anche qui procediamo ad una citazione, in modo da andare a toccare con mano le parole esatte di Erasmo da Rotterdam. Tu, inglese, vuoi male al francese? Perché invece uomo non vuoi bene ad un altro uomo, cristiano ad un altro cristiano? Perché una futilità più forza su costoro di tanti legami naturali, di tanti vincoli cristiani? Un inglese non dovrebbe voler male al francese, perché tutti, come puoi spiegare a me, perché questo incipit può essere un po' confuso, perché è vero, sono francesi, sono inglesi, ma appartengono ad un'unica comunità, sono uomini, e un cristiano non può voler male ad un altro cristiano. Tu, inglese, vuoi male al francese, perché invece uomo non vuoi bene ad un altro uomo, cristiano non vuoi bene ad un altro cristiano? Perché una futilità come il fatto di essere francese o di essere inglese, quando invece si è tutti cristiani, ha più forza su costoro di tanti legami naturali, che sono appunto dati da una comune appartenenza alla religione, di tanti vincoli cristiani. I luoghi, continua Erasmo, i luoghi dividono i corpi, non gli spiriti. Un tempo il Reno separava i Galli dai Germani, ma non separa oggi un cristiano.
cristiano da un cristiano. Sì, importa poco che c'è la Francia, che c'è la Germania, che ci passa in mezzo al regno. I cristiani sono comunque uniti. I Pirenei disgiungono gli spagnoli dai francesi, ma non dividono la comunità ecclesiastica. Il mare divide gli inglesi dai francesi, ma non divide l'unità della fede. E allora bisogna aspettare Machiavelli, colui che ha scisso la morale dalla politica, la religione dalla politica. Dobbiamo aspettare Machiavelli, quindi dobbiamo aspettare gli inizi del XVI secolo, gli inizi del Cinquecento, perché l'Europa abbia caratteri specifici che siano rintracciabili in una dimensione prettamente laica. La religione viene accantonata da Machiavelli, questa comunità, appartenenza ad una comunità religiosa, viene accantonata, come vedremo, da Machiavelli. L'Europa ha ancora tratti comuni, ma sono tratti comuni tutti politici, tutti istituzionali, la religione non c'entra nulla. Ecco, anche Machiavelli, che peraltro riprende il mondo greco, il mondo greco e il mondo romano, soprattutto nei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, non tanto nel Principe, ma nell'altra grande opera politica, i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio si rifà principalmente, perché Tito Livio anche a Polibio, come sappiamo, quindi riprende la cultura greco-latina. Ecco, anche in Machiavelli queste differenze politiche fra Europa e non Europa sono nette, balzano subito agli occhi. Iniziamo a considerare quello che non è Europa, si inizia a considerare l'Asia e l'Africa. Secondo Machiavelli, in Asia e in Africa si sono sempre avute grandi concentrazioni di popoli sotto pochi despoti, sotto pochi tiranni. E queste grandi dominazioni, metteva in luce Machiavelli, avevano, per così dire, finito per addormentare la coscienza civile dei sudditi. Al contrario, l'Europa era caratterizzata da numerose e diversificate istituzioni statali. C'erano monarchie, c'erano repubbliche, c'erano principati, c'erano repubbliche aristocratiche e così via, insomma i comuni. Ecco, queste istituzioni statali, a differenza di ciò che era successo in Asia o in Africa, spesso avevano avuto una vita breve. Una vita molto breve, ma ciò era positivo secondo Machiavelli. Ciò era positivo perché aveva fatto sì anche la brevità di queste istituzioni politiche, anche le lotte, gli scontri che c'erano state all'interno di queste istituzioni politiche, lotte anche sanguinose che c'erano state all'interno di queste istituzioni politiche, avevano fatto sì che gli europei si fossero sempre interessati alle vicende delle loro diverse patrie, qualunque esse fosse. Ecco che allora l'Europa, Machiavelli, differiva dal resto del mondo soprattutto per la sua diversa struttura istituzionale, soprattutto per la sua diversa struttura politica. L'Europa significa molti stati in una diversa gamma di forza, ricchezza, potenza e così via. Significa anche molti scontri politici all'interno di queste realtà istituzionali. E ciò porta inevitabilmente, secondo Machiavelli, all'emergere di virtù individuali, da un punto di vista politico, militare, culturale e così via. Ecco, queste virtù individuali che non possono emergere, secondo Machiavelli, invece nel mondo africano e nel mondo asiatico, dove, come dire, la vita politica era caratterizzata dal torpore di queste lunghe realtà istituzionali, spesso, anzi sempre, dispotiche o tiranniche, che, come dire, non alimentavano quella vivacità politica, invece da cui appunto potevano emergere le qualità dei singoli individui.
nell'Europa, rimarcava Machiavelli, erano fiorite e fiorivano ancora le repubbliche, cosa completamente sconosciuta nel mondo che non era europeo. L'Europa riconosceva Machiavelli, non poteva fare altrimenti, aveva conosciuto anche monarchie, se non possiamo definirle monarchie assolute, visto i tempi, però vabbè, monarchie, usiamo questo termine, preassolute. Ma queste erano ben altra cosa, secondo Machiavelli, rispetto al dispotismo asiatico, erano ben altra cosa sotto molti punti di vista. Prima fra tutti, in Europa vi era la presenza di leggi che in qualche modo comunque mitigavano il potere, cosa assolutamente sconosciuta nel mondo asiatico. Quindi Machiavelli che si rifà chiaramente alla tradizione classica, ad Aristotele, ma non solo ad Aristotele, anche a Cicerone, per quello che abbiamo visto noi. Ecco, come dico, un ribaltamento, un mutamento di concetto di Europa anche da un punto di vista politico, un radicale cambiamento del concetto di Europa anche da un punto di vista politico, lo si ha ovviamente fra il XV e il XVI secolo, grazie ovviamente alle scoperte geografiche. Ecco, la conoscenza di nuovi mondi, dovuti appunto a queste scoperte geografiche, induce gli europei, spinge gli europei a cercare di delineare con ancora maggiore nettezza i caratteri propri in contrapposizione con le caratteristiche di quei luoghi che si andavano a conquistare. Vi è ancora quindi una forte contrapposizione fra ciò che è europeo e ciò che non è europeo, fra la superiorità della civiltà europea e l'inferiorità delle civiltà che si andavano a conquistare. E ciò viene fatto in una prospettiva che, dopo Machiavelli, finisce per risultare sempre più laica e meno religiosa. Cioè si insiste maggiormente sulle differenze culturali, politiche, civili e così via, a preferenza invece di quelle religiose. Perché questo? Perché nei nuovi mondi si iniziano anche a formare comunità cristiane, spagnoli, portoghesi e così via, quando arrivano nel nuovo mondo vanno anche per, come dire, colonizzarlo da un punto di vista, religioso. E quindi il formarsi di queste comunità cristiane nel nuovo mondo levava all'elemento religioso quella, come dire, esclusività che fino a quel momento lo aveva legato all'Europa. E poi c'è anche un altro fatto fondamentale: non esiste più la res publica cristiana in Europa, non esiste più un'unica fede cristiana in Europa, ormai ce ne sono due, più di due, visto che il mondo riformato poi si divide in varie sette. Cioè non c'è più solamente il cattolicesimo, c'è anche tutto il mondo riformato, tutto il mondo luterano, calvinista e così via. E quindi, come dire, si era venuta a spezzare la rigidità del sistema cattolico su cui si era fondata il concetto di Europa come ecclesia durante il Medioevo. Si assiste quindi sempre di più, dopo Machiavelli, Machiavelli in poi, ma non solo a causa di Machiavelli, ma anche a causa di Lutero, a causa delle scoperte geografiche e così via, ad una laicizzazione del concetto di Europa. Ecco, questa laicizzazione del concetto di Europa, questa laicizzazione del concetto di Europa favorisce, permette per la prima volta anche il sorgere di una corrente di pensiero all'interno della stessa Europa che è polemica invece nei confronti dell'Europa,
una corrente di pensiero che potremmo definire grosso modo, ovviamente, anti-europeista, ossia l'Europa non è più considerata come, come dire, il centro della civiltà da cui si irradia solamente il progresso. Iniziano a emergere in alcuni scrittori, poi andremo a vedere alcuni di questi, ovviamente non tutti, una certa inquietudine verso certe forme di vita che sono proprie dell'Europa. C'è l'insofferenza verso determinati sistemi, verso determinati sistemi politici, l'insofferenza verso le continue guerre che caratterizzano l'Europa moderna, guerre anche guerre di religione. C'è l'insofferenza anche verso dinamiche di conquista particolarmente brutali nei confronti di popoli che insomma, avevano solo la colpa di essere stati, tra virgolette, scoperti dagli europei in quegli anni. Ecco, tutto questo sentimento di ripulsa verso quei valori che avrebbero dovuto essere valori di superiorità della civiltà europea spinse un certo numero di scrittori a creare una sorta di mito di felici mondi lontani. Un mito perché poi in realtà questi mondi lontani si conoscevano poco, ovviamente, per ovvi motivi. Si parlavano allora di incontaminati paradisi terrestri, dove gli uomini erano tutti buoni e incorrotti, dove non si conoscevano i mali dell'Europa, ossia guerre, intrighi di palazzo, bramosie di potere, bramosie di ricchezza e così via. Ecco che iniziava a nascere nella letteratura politica la figura del buon selvaggio, destinata poi a continuare per tutto il Settecento, contribuendo così, come dire, all'idea poi esplicitata di Rousseau di un felice stato di natura ormai completamente sconosciuto in Europa, ma che invece vigeva ancora in questi mondi lontani. Quindi siamo di fronte ancora una volta ad una contrapposizione fra Europa e ciò che non è Europa, ma questa volta, a differenza di prima, chi ne esce, come dire, con una cattiva immagine è l'Europa. È l'Europa a farci una brutta figura, una bruttissima figura. I barbari, i violenti, i barbari nel senso lato del termine, i violenti, i furiosi, coloro che depredavano le ricchezze altrui, erano quegli stessi europei che appunto trascorrevano il loro tempo nel loro continente e fuori dal loro continente ad ammazzare, ad ammazzarsi a vicenda, a depredare, a puntare ai beni altrui e così via. Qualche esempio anche qua. Siamo alla fine del Cinquecento. Il famoso scrittore francese Montaigne, nel terzo libro dei suoi saggi, appunto denunciava questa Europa barbara e corruttrice che solo da un punto di vista illusorio era convinta ancora di rappresentare un esempio di civiltà, ma che in realtà era ingiusta non solo nei confronti dei suoi cittadini, ma era ingiusta, barbaramente ingiusta, soprattutto nei confronti degli altri popoli del globo terrestre, degli altri popoli del mondo. Addirittura in Montaigne c'è un sentimento di compassione verso quelle popolazioni extraeuropee che loro malgrado, che non volenti, venivano in contatto con gli europei, con la pretesa civiltà europea. Queste popolazioni, secondo Montaigne, erano destinate anche loro a decadere assieme alla vecchia Europa. Scrive Montaigne: che progresso sarebbe stato, che miglioramento per tutta questa fabbrica del mondo, sia per il mondo intero, se i nostri primi esempi e modi di fare, ossia se gli europei che fossero andati nel nuovo mondo
i primi esempi, i modi di fare che sono apparsi laggiù avessero indotto quei popoli all'ammirazione e all'imitazione della virtù e avessero stabilito fra essi noi una comunione e un'intesa fraterna. Come sarebbe stato facile trarre profitto da anime così nuove, così affamate di apprendere, che avevano per la maggior parte così belle disposizioni naturali? Sarebbe stato bello se noi avessimo portato valori positivi, ma invece noi abbiamo portato solamente disvalori e quindi tutto ciò non è successo. Infatti, continua Montaigne, al contrario, noi, siamo noi europei, andando colonizzando il mondo, andando alla scoperta del mondo, andando in contatto con altre civiltà, al contrario noi ci siamo serviti della loro ignoranza e della loro inesperienza per indurli più facilmente al tradimento, alla lussuria, alla cupidigia, a ogni sorta di inumanità e di crudeltà, sull'esempio e sul modello dei nostri costumi. Quindi noi abbiamo esportato tradimento, lussuria, cupidigia, ogni sorta di inumanità e crudeltà. Tante città rase al suolo, tante popolazioni sterminate, tanti milioni di uomini passati a fil di spada e la più ricca e bella parte del mondo sconvolta solamente per il commercio delle perle e del pepe. Che fini vittorie! Conclude Montaigne. Ma non ci siano ulteriori spiegazioni su questo passaggio. Che cos'è che ha portato la civiltà europea? Città rase al suolo, popolazioni sterminate, milioni di uomini passati a fil di spada, mondo sconvolto, e questo per cosa? Solamente per il commercio delle perle e del pepe. Un brillante intellettuale francese, Bernard de La Bouvier de Fontenelle, nei suoi famosi dialoghi fra i morti, fra appunto dialogare da morti, Fernando Cortés e Montezuma. Il primo, Cortés, ci fa una pessima figura da questo dialogo con Montezuma. Fa la figura del violento, dell'arrogante, di fronte invece alla saggezza di Montezuma. Poi vado a leggere, questo è particolarmente bello questo passaggio. Quindi voglio dire, i saggi, i violenti, barbari, feroci sono gli europei e Cortés, i saggi invece, la saggezza, la civiltà, l'intelligenza, la cultura, è invece rappresentata in Fontenelle da Montezuma. Infatti dice, si incontrano e Cortés dice a Montezuma, si può in maniera immaginaria, e Cortés dice: questi, che sono ovviamente i vantaggi della civiltà europea, sono abbastanza dimostrati da tutto quello che può distinguere i popoli gentili dai popoli barbari. I popoli gentili sono i popoli civili, non gentili secondo l'antica concezione, sia i popoli europei dai popoli barbari. Continua Cortés: la civiltà regna tra noi, la forza e la violenza non vengono neanche prese in considerazione in Europa. Tutte le potenze, le nostre potenze europee, sono moderate dalla giustizia. Tutte le guerre sono fondate su cause legittime e a questo proposito vedete fino a che punto siamo scrupolosi. Noi, europei, noi spagnoli, siamo venuti a portare la guerra nel vostro paese solo dopo aver esaminato molto rigorosamente se esso ci appartenesse e deciso questa questione a nostro vantaggio, sia stata una scelta calcolata, una scelta ponderata. Montezuma gli risponde con la sua saggezza, facendogli notare che, come dire, che questa superiorità europea è mera formalità, non è per nulla sostanza. Infatti Montezuma gli risponde: avete senza dubbio trattato dei barbari con più riguardo di quello che avrebbero meritato, ma io credo che voi siate civili e giusti gli uni con gli altri come siete stati scrupolosi con noi. Colui che togliesse all'Europa la formalità la renderebbe molto somigliante all'America. La civiltà misura tutti i vostri passi, detta tutte le vostre parole, impaccia tutti i vostri discorsi e disturba tutte le vostre azioni. Ma tale civiltà non si addentra però fino a toccare i vostri sentimenti, e tutta la giustizia che dovrebbe trovarsi nei vostri progetti
non si trova invece che nei vostri pretesti, quindi la vostra superiorità, la vostra civiltà, per usare il termine di Montezuma, è mera formalità. La civiltà, voi sì, dite che vi muovete solamente secondo la vostra civiltà misura i vostri passi, detta le vostre parole, in pace i vostri discorsi e così via, ma tale civiltà la troviamo nei pretesti, e il pretesto appunto è quello di portare la civiltà a un mondo nuovo colonizzandolo, e non si trova invece nei vostri progetti, nei vostri fatti concreti. Ecco, non solo l'America, non solo il nuovo mondo, pure la vecchia Cina risulta superiore in fatto di civiltà, e qui siamo soprattutto da un punto di vista politico, istituzionale, all'Europa. A metà 600 c'è un gesuita, Daniello Bartoli, che dovrebbe scrivere, come dire, una storia del mondo, come si scrive, si pretendeva di scrivere a quei tempi, in realtà scrive solamente una storia del Giappone e della Cina. Ecco, quello, il libro che io ho riferito alla Cina, nel suo libro La Cina, siamo nel 1663, Daniele Bartoli ci presenta la Cina come un paese operoso, un paese frugale, un paese pacifico e quindi civile, secondo Bartoli, che è all'avanguardia nelle lettere, nelle arti e nelle scienze. È vero, c'è un sovrano che è un sovrano assoluto, ma questo sovrano assoluto, ci spiega Bartoli, è rispettoso dei diritti fondamentali che regolano la vita della collettività. Dunque Bartoli insiste soprattutto sulla vita pacifica che viene nella grande Cina, contrapposizione invece all'Europa che era caratterizzata da guerre, scontri, contese e così via. Quindi mondo americano, mondo cinese, ma anche il mondo arabo trova il suo cantore, in netta contrapposizione con l'Europa, trova un suo esegeta, un suo divulgatore siamo adesso nel Settecento, all'inizio del Settecento, nel conte di De Bourainvilliers. Ecco, De Bourainvilliers idealizza il mondo musulmano, idealizza Maometto nella sua opera all'inizio del Settecento. Esattamente comunque siamo proprio ai primi decenni del Settecento, scrive appunto questa vita di Maometto, che è un atto di denuncia, un forte atto di denuncia contro la pretesa superiorità delle istituzioni politiche, sociali, religiose, contro la pretesa superiorità della società europea nei confronti del resto del mondo. Quello che non va a Bourainvilliers, quello contro cui si scaglia Bourainvilliers, è soprattutto il degenerare dello stile di vita della nuova Europa, dell'Europa del Settecento, di un'Europa sempre più assolutista, sempre più materialistica, illuminista, fino al laicismo, secondo Bourainvilliers. Ecco, tutte queste caratteristiche, secondo Bourainvilliers, avevano fatto perdere alla comunità europea quella moralità, quella spiritualità che invece si potevano riscontrare ancora nel mondo arabo. Ecco, nel Settecento però, indubitabilmente, con l'illuminismo ritorna anche un certo orgoglio nell'essere cittadini europei. Questo lo dobbiamo principalmente, per quello che riguarda la storia del pensiero politico, a Montesquieu. A Montesquieu nello spirito delle leggi, ma anche a Montesquieu delle lettere persiane, 1721, lettere persiane di Montesquieu. Ecco, nelle lettere persiane riemergono alcuni motivi, come ad esempio nella lettera 80, riemergono alcuni motivi che avevamo già trovato in Machiavelli,
Europa significa molti stati con un potere sovrano non illimitato. L'Asia, sì, al contrario, significa l'Asia, il mondo arabo, il mondo musulmano, al contrario, significa pochi stati retti da un potere politico illimitato. In Europa ci sono allora governi miti, come definisce Montesquieu, che siano monarchie o repubbliche. Governi miti in cui l'autorità centrale è in qualche modo trattenuta, limitata dalle leggi, e ciò a vantaggio della libertà civile, della partecipazione dei cittadini, dei singoli alla cosa pubblica, cosa che era inconcepibile in Asia, dove invece vigevano solamente governi dispotici. In Europa vi erano pene non crudeli per coloro che avevano commesso dei reati, pene che comunque erano graduate, spiega Montesquieu, all'entità del delitto commesso. In Asia vi erano sempre pene esagerate, senza peraltro che ciò avesse comportato in Asia una, come dire, minore propensione a delinquere. Montesquieu comunque riconosce che in Europa, nelle lettere persiane, riconosce che comunque in Europa ci sono ancora, vuol dire, che l'Europa ha ancora i suoi difetti. I difetti dell'Europa messi in luce da Montesquieu nelle lettere persiane sono le continue guerre, ancora una volta, i rapporti internazionali che appunto portano a continui scontri, conflitti armati, ma ciò che deprega di più Montesquieu nell'Europa istituzionale, nell'Europa politica, è il prevalere della cosiddetta ragion di Stato, che va a inquinare spesse volte la politica. Spirito delle leggi, 1748, l'opera maggiore di Montesquieu. Ecco, qui emerge con ancora maggiore forza l'Europa come terra di libertà. E per Montesquieu libertà significa presenza di leggi certe, sicure, leggi che brigliano anche il potere dello Stato e quindi garantiscono la libertà del singolo. Terra di libertà, appunto, in contrapposizione al dispotismo, che è principalmente caratteristica dell'Asia. Libertà, ci tiene a puntualizzare Montesquieu, che significa storia stessa dell'Europa. La storia stessa dell'Europa, secondo Montesquieu, è storia di libertà. Libertà che secondo Montesquieu era stata greca, libertà che era stata romana, libertà che era stata poi cristiana, che era stata germanica e così via. Libertà che insomma risultava storicamente cifra costante dell'Europa, secondo Montesquieu. Ma nell'esprimere lo spirito delle leggi scaturiva, come dire, non solamente l'elogio dei governi temperati europei, dei governi miti europei, ovviamente ben distanti dalla crudeltà dei dispotismi orientali. Nello spirito delle leggi vi era anche pure da parte di Montesquieu un caldo elogio all'attivismo culturale, economico, sociale degli europei, elogio delle capacità tecniche, scientifiche del mondo europeo. Insomma, nello spirito delle leggi di Montesquieu emerge, come dire, una orgogliosa appartenenza, una sentita e orgogliosa appartenenza di Montesquieu alla cittadinanza europea, alla civiltà europea. Montesquieu si sente in qualche modo superiore perché è europeo, ed è europeo moderno. Essendo europeo moderno, ha alle spalle secoli di libertà e di progresso. Siamo nell'illuminismo. Nell'illuminismo c'è questa ripresa, ma è una ripresa di orgogliosa appartenenza alla civiltà europea, ma è una, come dire, un'appartenenza un po' in chiaroscuro. Prendiamo il caso del più famoso dei filosofi illuministi,
Voltaire. Ecco, in Voltaire, sì, c'è questa dichiarazione orgogliosa, anche in Voltaire c'è questa dichiarazione di appartenenza alla civiltà europea, ma anche Voltaire non dimentica i mali portati dall'Europa alle altre. Per lei sei finito, sono avvicinato molto, sono partito da Aristotele, non pensate che un'ora e mezza, insomma, che voglio dire, dovrei solo fino a 800, quindi abbiate pazienza per 10 minuti e finisco, dovrei dare 10 minuti per eventuali domande. Ecco, è vero, chiaroscuro appare il giudizio di Voltaire, c'è orgogliosa appartenenza all'Europa, ma c'è anche la consapevolezza che l'Europa ha molto da farsi perdonare nell'esportazione di alcuni disvalori che stanno attecchendo anche in civiltà che europee non sono. Prendiamo un'opera che forse non è l'opera principale di Voltaire, non è fra le opere principali di Voltaire, ma che ci fa capire bene quali sono le critiche che Voltaire fa alla civiltà europea. Prendiamo le lettere di Amabed. Le lettere di Amabed sono un po' modellate sulla falsa riga delle lettere persiane di Montesquieu, ossia immagina che questo indiano Amabed scriva delle lettere in cui giudica la civiltà europea, indiano ovviamente, indiano dell'India, non nativo americano. Quest'opera è del 1769. Ecco, in queste lettere di Amabed ci si imbatte ancora una volta in una Europa ghetta, corrotta, crudele, in una Europa sessuomane, ridicolamente sfarzosa. In un'Europa che è diversa e soprattutto inferiore sotto molti punti di vista dell'India, che aveva tradizioni sociali, culturali, filosofiche, tradizioni anche spirituali, che erano tradizioni millenarie e che si erano tramandate in positivo, dando continuità alla storia della civiltà indiana. Compiango quegli infelici d'Europa, questo è Amabed, questo è Voltaire che parla con la voce di Amabed. Compiango quegli infelici d'Europa, creati tutt'al più da 6.940 anni, mentre la nostra era è di 115.652 anni. Io non so come aveva fatto questo calcolo, comunque ci sono questi calcoli. L'Europa è stata creata da 7.000 anni, la civiltà europea è stata creata da 7.000 anni, mentre la nostra civiltà indiana è molto più anziana, quindi che altro che il discorso di Montesquieu, che noi alle spalle, noi europei alle spalle abbiamo una lunga tradizione. Noi indiani abbiamo una tradizione che è quasi doppia. Noi ci siamo da 115.000 anni. Li compiango ancor di più perché non hanno pepe, cannella, garofano, tè, caffè, seta, cotone, vernice, incenso, aroma e tutto quanto può rendere la vita piacevole. Cioè, l'ironia di Voltaire, li compiango perché non hanno neanche nulla, devono venire da noi a rubarci le cose. Cioè, la provvidenza non gli ha neanche dato queste cose che, come dire, sono il benessere della vita: il pepe, la cannella, il tè, il caffè, la seta, insomma, piacevolezze della vita. Tutto quanto può rendere la vita piacevole. Bisogna che la provvidenza li abbia dimenticati per molto tempo. Ma ancor più li compiango di venire da così lontano, fra tanti pericoli, a rapinare le nostre cose con le armi in pugno. Si dice che abbiano commesso a Calcutta crudeltà orrende per del pepe. Ciò fa fremere la natura indiana, che è in tutto diversa dalla loro. Noi non l'avremmo mai fatto, noi indiani non l'avremmo fatto, ma non saremmo mai andati a sterminare un altro popolo solamente per un po' di pepe, per un po' di cannella. Sono diversi da noi. E poi Amabed Voltaire continua dicendo che sono diverse anche da un punto di vista fisico. I loro petti e le loro cosce sono pelose, portano lunghe barbe e hanno stomaci carnivori. Ecco, anche se si legge un'opera più famosa di Voltaire come Il saggio sui costumi, si può avere l'impressione di aver tra le mani, come dire, una sorta di processo ai selvaggi abitanti dell'Europa, che sono abbruttiti da istituzioni politiche e religiose che sono ormai inadeguate ai bisogni del tempo.
qui ovviamente c'è la forte polemica di Voltaire contro l'assolutismo e contro la religione, altro che il progresso dell'Europa. L'Europa è ancora schiava del binomio trono-altare, soprattutto dell'altare, visto che stiamo parlando di Voltaire. Ecco, però gli europei possedevano anche delle virtù, e Voltaire le esplicita soprattutto nel suo testo di storia intitolato Il secolo di Luigi XIV. L'Europa, è vero, riconosceva in questo testo Voltaire, per alcuni aspetti era inferiore da un punto di vista morale rispetto al mondo asiatico, l'abbiamo visto meglio esplicitato nelle lettere di Amabet o nel saggio sui costumi, però Voltaire riconosceva che l'Europa era superiore nel campo delle scienze, nel campo delle arti, nel campo delle lettere. Ecco, sotto questo punto di vista culturale nell'ampio senso del termine, si assisteva appunto in quest'opera nel secolo di Luigi XIV ad una vera e propria celebrazione dell'Europa. L'Europa significava coesione culturale, significava società degli intelletti, significava progresso da un punto di vista artistico, letterario, scientifico. Ecco, questa era l'Europa che esaltava Voltaire. Voltaire esaltava l'Europa, come dire, come una unità culturale ben precisa, e in questo distinta dal mondo, e in questo superiore dal resto del mondo. L'Europa primeggiava anche per sociabilità, secondo Voltaire, per questa repubblica dei dotti che fra di loro si incontravano, si scambiavano opinioni, al di là dei confini nazionali. Ecco, nonostante ci fosse una determinata politica, e soprattutto in Voltaire una determinata religione a governare l'Europa, a rendere l'Europa un paese abitato da selvaggi, come dice nel saggio sul costume, la libera struttura di molte sue istituzioni, soprattutto istituzioni culturali, la poteva rendere appunto superiore, cioè non la poteva, la rendeva superiore per certi versi al resto del mondo. Vediamo cosa dice nel 34esimo capitolo del secolo di Luigi XIV. Si è visto che una repubblica letteraria si era insensibilmente stabilita in Europa, nonostante le guerre e nonostante le diversità di religione. Sia politica e religione non ci hanno potuto fare niente. In Europa si è costituita, si è andata costituendo, si è andata stabilendo una repubblica letteraria. Tutte le scienze e tutte le arti hanno così goduto di scambievoli aiuti. Le accademie hanno creato tale repubblica. La letteratura ha unito l'Italia con la Russia. Gli inglesi, i tedeschi, i francesi andavano a studiare a Leida, ossia in Germania. Il celebre medico Burkhardt, che non so chi sia, veniva consultato a un tempo e dal Papa e dallo Zar. I suoi migliori allievi attiravano allo stesso modo gli stranieri e sono diventati in certa guisa i medici delle nazioni, ossia i sapienti in medicina di tutte le nazioni. I veri scienziati in ogni ramo del sapere hanno stretto i legami di quella grande società degli spiriti. L'Europa è una grande società degli spiriti, spirito inteso spiriti intellettuali, spiriti illuministici. I veri scienziati hanno stretto i legami di quella grande società degli spiriti, dappertutto diffusa e dappertutto indipendente, ossia, ripeto, poco può fare la politica e la religione per opporsi a questa comunione di intellettuali, questa repubblica di dotti. Ecco, di questa repubblica dei dotti faceva di sicuro parte un altro grande filosofo dell'illuminismo transalpino, dell'illuminismo francese, che poi è nato in Svizzera, appartiene alla cultura francese per antonomanza, ossia Jean-Jacques Rousseau. Il discorso su Rousseau è particolarmente interessante. Perché? Perché, come dire, già è anticipatore di alcuni discorsi nazionali o
nazionalistici che ritroveremo poi nel Settecento. Rousseau è sicuramente avverso ad un eccesso di europeismo politico, culturale, sociale che esso fosse. In Rousseau troviamo una condanna, una forte condanna, poi andiamo anche a leggere, una forte condanna nei confronti di un pericoloso e innaturale uniformarsi ad un medesimo sentimento europeo. Perché? Perché questo uniformarsi, questo massificarsi ad un medesimo sentimento europeo non faceva altro che sacrificare invece le peculiarità dei singoli popoli. Le qualità dei singoli popoli. L'uniformazione, secondo Rousseau, portava ad un peggioramento delle condizioni morali, civili e così via. Laddove invece, se si riusciva a mantenere, se ogni popolo riusciva a mantenere le proprie peculiarità, la propria diversità, il rischio di una degenerazione era in qualche modo, di una comune degenerazione, era in qualche modo attenuato, perché appunto, come dire, la comunità europea era partecipe di diverse inclinazioni, di diverse peculiarità. Ogni Stato aveva, come dire, le sue qualità da mettere, da far prevalere, da mettere in circolo in un discorso europeo. Cos'è che scrive nel 1771 nelle considerazioni sul governo della Polonia? Scrive parole abbastanza dure contro questo sentimento di uniformizzazione, di massificazione dell'Europa. Non vi sono oggi più francesi, tedeschi, spagnoli, perfino inglesi, che se ne dica, non vi sono che degli europei, dice con tono arrabbiato, insomma, tono disperato. Tutti hanno gli stessi gusti, le stesse passioni, gli stessi costumi, perché nessuno è stato nazionalmente formato da particolari istituzioni. Ecco, ma che tutti abbiano gli stessi gusti, le stesse passioni, gli stessi costumi, è un fatto negativo secondo Rousseau, non è un fatto positivo. Che non ci siano più francesi, tedeschi, spagnoli e perfino inglesi, ma che ci siano solamente europei, è un fatto negativo, è un fatto che fa perdere molto alla civiltà europea. Non è che si guadagna da questo uniformarsi, si perdono delle peculiarità, delle varietà, la multidimensionalità delle varie culture europee. Tutti nelle stesse circostanze fanno le stesse cose, tutti si dicono disinteressati e non sono che canaglie, tutti parlano del bene pubblico e non pensano che a se stessi, tutti vantano la mediocrità e vorranno essere dei cresi. Non hanno che ambizione per il lusso, passione per l'oro. Che importa loro il padrone cui obbediscono? Di quale stato seguono le leggi? Purché si trovino denaro da rubare e donne da corrompere, si sentono ovunque in patria. Ecco quindi che c'è un decadere della moralità degli europei da questo processo di uniformizzazione. Gli europei iniziano a pensare solamente a due cose: corrompere le donne e rubare soldi. Ecco, per Rousseau l'individualità dei popoli, la singola individualità dei popoli è una priorità insopprimibile, altrimenti si perdono le proprie virtù nazionali, le proprie positive virtù nazionali. Ossia, da questo processo di massificazione, di indistinta massificazione, cadono i valori alti ed emergono invece solamente le cose negative, gli aspetti negativi, gli aspetti deteriori della civiltà europea, quelli che aveva già messo in luce ad esempio Voltaire, ma prima di Voltaire anche Montaigne, lusso e sessuomania degli europei. Ecco, ciò significa, continua Rousseau, ovviamente che però gli europei, come dire, si devono guardare in cagnesco fra di loro, gli stati, mantenendo le loro peculiarità, la loro cultura, la loro istituzione, devono sicuramente collaborare fra di loro, sentirsi comunque partecipi ad un destino che è un destino vicino, un destino anche comune. L'importante è che non si vada a uniformarsi, l'importante è che esistano ancora francesi, spagnoli, inglesi, che non si dicano tutti
tutti europei. Rousseau pensa addirittura ad una organizzazione internazionale federativa a livello europeo in modo da garantire la pace. Ecco, questo doveva accadere senza però che si perdessero le singole individualità degli stati, dei popoli, delle culture e così via, che andavano a formare l'Europa. Anzi, questo, come dire, questa organizzazione federativa doveva semmai garantire il libero e pieno sviluppo di queste nazioni, che non perdevano più tempo a combattersi, ma che in qualche modo cooperavano fra di loro mantenendo le proprie peculiarità. Ecco, diverso, sempre in quegli anni, è invece il famoso progetto di pace perpetua redatto dal filosofo tedesco Kant nel 1795. Ecco, Kant si può dire che in qualche modo astrae il contenuto 1795, astrae in qualche modo il contenuto del suo progetto di pace perpetua dalla realtà politica concreta. Kant imposta il discorso su un terreno, come dire, a lui più congeniale, che è il terreno del dovere morale, ovviamente, dell'obbligazione morale. Ecco che allora Kant non fa appello, come dire, agli stati o non fa appello agli interessi degli stati, alle politiche dei governi, ad un utile immediato del popolo. Kant fa appello, come dire, a un'istanza che deve essere sentita immediatamente e interiormente da tutti i cittadini europei. L'istanza è quella appunto di arrivare finalmente ad una pace perpetua. Arrivare finalmente ad una pace perpetua che, secondo Kant, come dire, è la logica conseguenza della cultura transnazionale che ha caratterizzato la vita europea. Una cultura che, secondo Kant, è ormai sedimentata. È sedimentata appunto nella coscienza di tutti i cittadini di una comune appartenenza ad un unico destino, che è quello europeo. Ecco, come ho detto prima, però, con Rousseau, con i fatti della Rivoluzione francese e così via, la nazione intesa come coscienza, come volontà di essere e di appartenere ad una medesima nazione, ad una stessa nazione, nazione che ormai ha molteplici peculiarità, non sono più solamente le peculiarità, come dire, etnico-linguistiche. Nell'Ottocento si parla di destini di una nazione, di primati di una nazione e così via. Ecco, con Rousseau la nazione, appunto, l'abbiamo visto esplicitata anche nel brano che abbiamo letto, fa ormai il suo ingresso nella vita politica europea. L'Ottocento risulta al secolo del patriottismo, risulta anche il secolo del nazionalismo. Poi potremmo avere più tempo per spiegare le differenze fra nazionalismo e patriottismo, adesso sto andando a chiudere, per cui non ve le spiego, ma penso che sapete già. È il secolo del nazionalismo, con tutto quello, con tutto ciò che ha comportato di negativo il nazionalismo contro il sentimento di una comune appartenenza europea. Ecco, nazionalismo, nazionalismo, nazione, destino, primato di una nazione, volontà di una nazione, non ha però significato autonomamente la scomparsa nel panorama della storia del pensiero politico del secolo, dell'Ottocento, la scomparsa della consapevolezza di una comune cittadinanza europea. E se non è scomparsa questa consapevolezza, e qui vado veramente a concludere, lo dobbiamo anche, o principalmente, anche a due grandi pensatori politici italiani, ossia Giuseppe Mazzini e Carlo Cattani. Ecco, in quel momento storico, prima metà del XIX secolo dell'Ottocento, forse non ci fu nessuno che pensò con più intensità all'Europa quanto Mazzini. È vero che Mazzini ha dedicato tutta la sua esistenza alla causa della libertà, dell'indipendenza dell'Italia,
ma lo ha fatto sempre in una prospettiva europea. Mazzini fonda la Giovane Italia nel 1831, ma ciò non gli basta, due o tre anni dopo, 1834, fonda la Giovane Europa. Ecco, il Mazzini, il momento nazionale e il momento europeo appaiono indissolubilmente legati, ossia ciò che deve avvenire per il popolo italiano, sia battaglia a favore della democrazia, della libertà, del progresso e così via, deve avvenire anche a livello europeo. L'Europa dei popoli che sostituirà l'Europa dei sovrani. Quindi la Giovane Italia, come dire, ha già un progetto europeo che non è destinato solamente ai fatti italiani. L'Europa, Mazzini è vero che parla di nazioni, ma parlando di nazioni pensa sempre all'Europa. Cioè, pensa sempre che tutti i popoli e tutte le nazioni devono comunque partecipare ad uno sforzo ricostruttivo per creare un'altra Europa. Cattaneo, adesso due parole per Cattaneo, perché veramente adesso voglio concludere, mi sono costato anche io, penso anche di voi. Ecco, tutta la produzione politica di Cattaneo ci si trova di fronte al problema dell'Europa. A Cattaneo l'Europa appare già come una realtà. Una realtà indissolubile, una realtà unica, appare già come un'entità che è un'entità coesa sotto tutti i punti di vista, geografico, storico, ma anche linguistico, economico, sociale, morale. Ecco perché a metà dell'Ottocento Cattaneo, a metà del XIX secolo, Cattaneo parla già con consapevolezza di Stati Uniti d'Europa, riecheggiando con questa formula Stati Uniti d'Europa l'esperienza dei federalisti americani che a lui era ben nota, era ben conosciuta. Ecco, quindi Cattaneo applica alla più ampia realtà continentale le sue teorie federalistiche. Il federalismo di Cattaneo non è riferito solamente all'Italia, è riferito in prima battuta all'Italia, ma con l'auspicio che poi si riverberi in tutta Europa. Cattaneo quindi auspica un vero e proprio ius publicum europeo, proprio un vero diritto europeo che va a sostituire il pericoloso e sempre traballante equilibrio delle forze che aveva, delle forze politiche, degli stati politici che aveva contraddistinto l'epoca fino a quel momento. Com'è che si conclude infatti il famoso, e concludo anch'io veramente a questo punto, il famoso pamphlet scritto nel 1848, pamphlet riferito proprio all'insurrezione qui di Milano, il titolo del pamphlet è dell'insurrezione di Milano. Si conclude così: avremo pace quando avremo gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa sono garanzia di pace e quindi garanzia di progresso, di sviluppo e così via, di libertà. Ecco, un'ultima annotazione. Con la fine del secolo emergono, prendono piede con forza le dottrine nazionaliste, le dottrine imperialiste. Il comune dibattito politico è impregnato di queste nuove teorie nazionaliste, imperialistiche e così via. A difendere, a tenere alta la bandiera dell'Europa vi sono ormai solamente le timide associazioni pacifiste. Siamo qua a Milano, ricordiamo almeno Teodoro Moneta, uno dei primi Nobel per la pace, che parlava ancora di Europa Unita di fronte invece all'emergere del pubblico dibattito di teorie sempre più conflittuali invece fra di loro in un'ottica statale. Inoltre, ultimissima notazione, questa sapete benissimo, con la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, la storia del mondo non è più eurocentrica, ci sono almeno tre fatti da ricordare: sconfitta della Spagna nelle Filippine e a Cuba, 1898, sconfitta dei russi da parte dei giapponesi, per la prima volta gli europei perdono una guerra contro uno Stato non europeo, rivolta dei boxer in Cina, si avvia, sia pure lentamente, quindi un processo di decolonizzazione, di ribellione
da parte dei popoli conquistati rispetto ai loro conquistatori. Ce l'ho fatta arrivare al 900 in un'ora e mezza. Ci sono domande?